Ciao a tutti, benvenuti. In questo breve video rispondo a una domanda di Paolo, che saluto. Ciao Paolo, il quale mi ha scritto se posso dare un suggerimento o un aiuto per quel che riguarda il cantare in avanti e con la gola aperta. Fa fatica sia a sentire la voce libera, diciamo, in avanti, che a sentire la gola libera, per cui tende a stringere, appunto i suoni salendo, sente molta fatica al collo. È difficile, ripeto, poter dare delle indicazioni specifiche per il caso non sentendovi, e questi sono dei video informativi in risposta alle vostre domande, diciamo, degli spunti. Detto questo, spero di potervi dare a tal riguardo un'indicazione, a voi comunque in qualche modo utile. Uno degli esercizi che io amo molto, ad esempio per sentire la gola libera, che deriva proprio dai grandi insegnamenti, ad esempio di Tito Schipa, è il vocalizzo sulla So, con la O aperta, come dire io ho. Se sentite la O, O, è avanti. Mi raccomando, non è O, O, oppure una O tutta chiusa, O. La O chiusa si può utilizzare in alcuni casi, ad esempio, di fronte magari a voci molto strette. Comunque questo è un altro discorso. Per attenermi, essere breve e conciso nel video alla risposta che desidero darti, Paolo, perché si utilizza la So? Perché la S, se voi la pronunciate, abbinandolo all'esercizio di fiato, ovvero la respirazione, il sostegno, e grazie al sostegno dell'epigastrio, far uscire questo fiato continuo come se soffiaste, mai fermarlo qui, ma libero, come un venticello leggero. Se vi fermate ad ascoltare, la S risuona esattamente tra gli incisivi e il palato duro anteriore, qua. È molto importante perché già questa S è una stampella, diciamo, e porta la vostra voce in avanti, e poi lasciatela uscire. Mi raccomando, ripeto i concetti sempre in modo tale che possiate appunto ricordarli e memorizzarli e capirne l'importanza. Quindi S, immaginate, simpaticamente, a volte dico a lezione, di avere uno sfiato tra i denti, o di far uscire aria tra i denti o tra gli incisivi anteriori, e quindi far continuamente uscire questa S. Immaginate anche di mandare questa S al palato sopra gli incisivi, in modo tale che l'aria possa uscire appunto liberamente. Detto questo, la S si colloca in avanti, fa uscire fluidamente il fiato. Esattamente su questa S noi depositiamo, se volete in termini un po' più pratici, collochiamo anche la O, una O aperta, non O ma O, come io ho. Mi raccomando, appunto, non O qua e non O dietro, ma in avanti, O. So, la S vi dà proprio la stampella. So, o, sentite con la O, come la gola proprio rimane molto aperta, c'è tutto uno spazio qui, uno spazio dietro, uno spazio in alto, uno spazio appunto avanti. Pensate come una grande, ideale palla, insomma, in questa O, portatela dove risuona, diciamo, la S, risuona, per modo di dire, la S. So, dove si articola, diciamo. Vi faccio sentire qualche esempio con la S O. So, sentite? O, essere utile nella So pensare anche una sorta di A per aiutarvi ad aprire maggiormente. So, la O gira in avanti, sentite com'è pulita. Potete farlo con un volume appunto come sto facendo medio, oppure provare poi successivamente a un volume anche molto leggero. So,
quando dite la O, so, sentite questo click in avanti. Va bene, per essere breve, un altro esercizio che propone anche, ad esempio, il grandissimo Tito Schipa è l'utilizzo anziché della so, della no. Questo perché? Perché la N, come abbiamo detto in tanti appunto video, colloca la voce esattamente qui. No, 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 no. Sentite tanto spazio dietro quando dite questa O. No. Ovviamente la bocca si apre sempre di più, ma tenete questo dolce sorriso e tanto spazio dietro e sopra quando dite questa O. No! Sentite come il suono proprio si arricchisce. Un altro esercizio che potete impiegare, che può impiegare Paolo, è la SIO. SIO! Perché la S sibilante, diciamo, porta avanti. E su questo fiato che continua collochiamo la I che dà la punta al suono e poi la O che dà questo senso proprio di grande connessione gola-maschera. O, O, sì, O. Collocate la O dove sentite la I, mi raccomando. Sì, O, sì, O, sì, O. Sentite la I. Io molto vicini, non ci deve essere spazio tra la I e la O. Sì, O, continua. Va bene, il video sta diventando molto lungo. Spero di averti dato, Paolo, delle informazioni, dei suggerimenti validi, di avervi dato dei suggerimenti validi. Vi mando un saluto e a presto. Ciao!